È stata inaugurata martedì 8 maggio la mostra Is It Future, Is It Past? Storia degli effetti speciali al cinema. La mostra, curata da Giulietta Fara, Oscar Kosulic, Carlo Tagliazucca e Luca Della Casa, racconta gli effetti visivi in 20 tappe. Sarà possibile visitare la mostra fino all'11 giugno nella piazza coperta della Sala Borsa. Le 20 tappe della mostra Is It Future, Is It Past sono state studiate in 12 mesi di lavoro, perché è stato molto difficile ridurre a 20 tappe la storia del cinema. Spero che tutti sappiano da dove viene questa frase. Se non lo sapete, viene da Twin Peaks e quindi è una frase abbastanza famosa anche nel mondo di chi ama appunto il cinema con gli effetti speciali, le serie appunto con gli effetti speciali. Il significato per noi è ovviamente un percorso che va dal passato e quindi dalle origini del cinema con gli effetti speciali fino ad oggi, non in un senso di evoluzione, quindi non è che diciamo gli ultimi film sono un'evoluzione rispetto a quelli dei primi del Novecento, ma sono tutti cambiamenti successivi e alle volte ci sono anche dei ritorni indietro nella storia, e questa mostra li racconta. La storia del cinema, come sapete, è sterminata, gli effetti speciali hanno caratterizzato tantissime produzioni e sicuramente ogni visitatore troverà che qui manca qualche film. Come abbiamo fatto ad asciugare a 20 tappe? Perché abbiamo pensato che volevamo dare una nostra visione di quali sono le tappe fondamentali. E allora ovviamente appunto siamo partiti da Méliès o da altri autori come per esempio Fritz Lang con Metropolis, ma abbiamo anche toccato degli esempi di cinematografia meno nota di effetti speciali, come per esempio Coco the Clown, che è l'inventore della tecnica del rotoscopio, che è stata usata per esempio anche in Walzer con Bashir o Waking Life, quindi film molto più recenti. Perché 20 tappe? Perché Future Film Festival quest'anno compie 20 anni, quindi abbiamo voluto associare il numero 20 ai 20 anni del festival.